Un saluto a tutti amici, oggi facciamo una roba un po' diversa dal solito. Questo perché sul tavolo vedete questa bellissima, bellissima ciabattona da rack con 2, 4, 6 prese, tutte della Vimar. Ciabattona da rack in un certo senso vintage, con anche un bel interruttore che fa un clack fantastico della Cepirac, Made in Italy, molto bella, molto solida, oserei dire molto più solida di quelle tarac che vengono fatte nuove adesso, ma ha un problema, o meglio, è un problema per me, ovvero ha questo connettore qui, che non è il classico, sembrerebbe vederlo così, il classico connettore, diciamo, IEC, da pannello, da PC e tutto il resto. È un connettore particolare, che costa un fracco di soldi. Ora, quello che voglio provare a fare in questo caso è, siccome comunque la grandezza di questo connettore, vi faccio vedere recuperando un cavo IEC standard, quindi ne abbiamo, è praticamente la stessa, o meglio, è leggermente più grosso, ma in un certo senso la grandezza è quella lì, fisica esterna, intendo. Voglio provare a sostituire questo connettore con una vaschetta IEC, che ne ho diverse in giro da qualche parte, poi la cercheremo. Quindi la prima cosa che facciamo è provare a smontare questa ciabatta, vedere come è cablato questo, ma in teoria ci dovrebbero essere delle alette qua all'interno che un po' si intravedono alla luce, forse le vedete o meno, per aprirlo e capiamo cosa possiamo fare. Beh, ragazzi, che dire, la costruzione, devo dire, è stata fatta veramente, veramente bene. Mi lascia un attimo sorpreso il fatto che il pulsante sia stato scollegato. Non vorrei che sia così duro allora a questo punto, perché tipo è andato in corto, non lo so. Però la vaschetta, come vedete, ha i connettori, ha il connettore facilmente rimuovibile, quindi non dovremmo avere problemi nel toglierlo. Ma prima di tutto io voglio provare questo interruttore, perché mi dispiacerebbe non ripristinarlo. Ecco qua, in una posizione un po' empirica, andiamo a mettere l'interruttore su uno. Qua abbiamo anche il nostro multimetro, che lo potete vedere. Qua direi che funziona perfettamente. Qua pure. Qua non ha corti. Proviamo a spegnere l'interruttore. Vi faccio vedere anche il suo display, se riuscite a leggerlo. Non c'è conduttività, non c'è conduttività. Quindi l'interruttore in questo caso è stato bypassato, così. Per scelta produttiva, ma siccome a me l'interruttore piace, che l'interruttore a me piace, io direi proprio che lo ripristiniamo ricollegando i cavi a esso. Li ricolleghiamo, tanto alla fine basta collegarli in questa maniera e l'interruttore torna operativo. Scolleghiamo anche il cavo di massa, prendo un cacevitino a lama. Abbasso le alette di questo connettorone enorme. Eccolo qua. Questo connettore malefico. E lo estraggo definitivamente. A questo punto vado a cercare tra i miei connettori IEC se c'è qualcosa grande più o meno come questo che possa andare in questo punto per andarlo a sostituire. Non so, o meglio, in teoria sì, ma non so dove li ho, perché li avevo i Faston per poter fare tutti i vari cablaggi interni. Spero di averli da qualche parte, perché non mi ricordo se la pinza qui o se ce l'ho in giro da qualsiasi altra parte. In ogni caso, al massimo ci facciamo le saldature sopra e procediamo. Allora, il connettore l'abbiamo anche trovato, come vedete, da pannello tutto bello preciso. C'è un solo problema che è in realtà molto ma molto importante. Come vedete, è troppo largo di quanto? Di questo tot qua. Qui adesso devo capire come, diciamo, spessorare, magari con qualcosa di metallo, qualcosa che piego, non lo so, in modo da chiudere questo foro e farci stare la nostra chiaramente vaschetta, perché altrimenti questa cadrebbe giù e non può stare, purtroppo. Quindi
Troviamo adesso una piccola soluzione per questa cosa qua. Cerco qualcosa. Alla fine cambiamo strategia, ovvero prendiamo una vaschetta IEC fatta come questa con le due viti a fianco, la andremo a posizionare qua più o meno al centro, andrò a fare i due buchini e a fissarla con due viti per benino, magari con due bulloncini. Adesso vediamo un po' come vengono fuori i buchi. Questo è sicuramente un metodo più solido e al 100% in questo modo non andrò a rovinare, cioè meglio, non andrò a compromettere la solidità del connettore qualora si andassero a staccare e attaccare i cavi più volte. Quindi farò questa cosa qui. Allora, come vedete abbiamo avvitato il connettore che ci sta perfettamente, ma la sfiga si vede benissimo perché non ho due cavi, né neanche i Faston, per fare da qua a qua. E quindi adesso quello che farò è saldare la terra, dissaldare questi e poi dovrò andare a recuperare i cavi, non qui, ma a Castelvaldo. Allora, sono a Castelbaldo, ho recuperato i cavi, ho recuperato la crimpatrice per i Faston e quindi andiamo a mettere un pezzettino di cavo qua per fare questi due da 2,5 da saldare lì. Là ho già acceso il nostro saldatore che in qualche maniera fingiamo che si scaldi. Da qualche parte dovrei anche avere un po' di stagno e tutto per fare queste due saldature e quindi finire questo ciabattone da rack e poi lo proviamo. Cavi crimpati, adesso andiamo a collegarli, quindi mettiamo questo qui che è, diciamo, il mio nero marrone, quello che sia, che con una mano non riuscirò neanche bene a infilare, ma poi ci proviamo e lo infiliamo meglio. Da quest'altra parte ci mettiamo invece il blu, che in questo caso con una mano questo sono riuscito, non capisco perché quest'altro con una mano non mi ci entri, ma va bene lo stesso, forse l'ho schiacciato un po' di più mentre lo crimpavo. Comunque adesso poi andiamo a saldare anche il cavo qui e siamo a posto. Saldature fatte con uno stagno orribile per cui sono venute come sono venute, però fingiamo che vadano bene. Adesso chiudiamo tutto quanto. Allora, qua oggi ho portato gli apparati che intanto li andiamo a installare. Ho già montato il ripianino qui subito sotto a tutta la nostra barra Keystone. Manca la ciabatta dove attaccare tutto, ma intanto possiamo attaccare gli apparati qui. Allora, presa chiusa, andiamo a montarla sul rack che avete visto precedentemente, che ho montato il ripiano e tutto, e l'abbiamo anche cablato, perché ho montato, a parte questo cavo lo voglio tenere un po' qua più in su perché è un po' più bello. Abbiamo montato qui il MikroTik HX+E con il suo alimentatore, per ora provvisorio perché questo non è sufficiente per tenere alimentato tutto quanto. Qua lo switch 2,5 giga della tenda, non PoE chiaramente, che collega tutti i vari tutte le varie prese LAN, dalla 1 alla S alla L1, in pratica le tre dell'ufficio, cucina, letto, access point superiore. L'access point superiore è in PoE e quindi viene alimentato direttamente dal MikroTik. Questi due switch, cioè meglio lo switch e il MikroTik, sono collegati in SFP con questo cavo in fibra. Qua adesso andiamo a montare la ciabatta per attaccare le due presette, anche se volendo per ora si potrebbe attaccare direttamente alla ciabatta questa principe che poi dà l'alimentazione da sopra. Il rack è venuto, devo dire, molto molto bene, molto molto pulito. Andiamo a montare la ciabatta, colleghiamo tutto quanto e finalizziamo l'installazione. Ed eccola qua la barra DIN ad alimentazione fissata. Ho attaccato i due alimentatori, diamo corrente, facciamo accendere tutto, guardate che spettacolo. E il nostro rack è, dopo il beep del MikroTik che adesso beeperà ancora, pronto, perfetto. Lo possiamo chiudere, guardate come comunque si chiude bene. Sì, lo so, questi cavi di alimentazione messi così non sono bellissimi. Qua dietro è caduto anche il cavo dell'antenna, che non è proprio bello da vedere in questo modo. Adesso lo mettiamo dietro magari a questi cavi là, così sta fermo. E comunque, come vedete, tutto pienamente operativo. Naturalmente di link non ce n'è neanche uno perché nulla è connesso. Qua volevo trovare un cavo a 90 gradi
lo troverò, perché in questo momento non ce l'ho. Ci sono chiaramente altre spine, perché c'è lo spazio libero qua dietro, perché qua ci voglio mettere un gruppo di continuità dove attaccare chiaramente tutta questa barra DIN, e questo è un perfetto esempio di un piccolo rack, chiamiamolo semi professionale, professionale da piccole aziende, per come bisognerebbe fare le cose, fatte chiaramente decentemente. Qua all'occorrenza uno può tranquillamente mettere un altro ripiano per metterci, che so, un NUC che faccia da server, cosa che farò successivamente quando avrò la fibra, o qualunque altro ammendicolo, un piccolo NAS, una roba del genere, che come vedete c'è lo spazio assolutamente sufficiente e tutto sta bello elegante chiuso nel suo armadio. Se uno, uno volesse, proprio per non chiuderlo, chiuderlo, potrei mettere anche nelle ventole per non far soffocare gli apparati, però ci siamo un po' capiti. E questo è un po' come è stato assemblato il tutto. Vi faccio vedere l'access point di sopra e poi chiudiamo il video. Ed eccolo qui l'access point, così chiudiamo anche l'ultimo video. Come vedete l'abbiamo fissato, abbiamo lasciato comunque il tappo perché altrimenti il cavo si vedeva un pochino e lui irradia benissimo, anche troppo bene oserei dire, su tutto il piano, quindi copre perfettamente anche l'ufficio, copre perfettamente corridoio, camere eccetera, non c'è assolutamente alcun tipo di problema. E quindi con tutto questo, anche se manca il media converter della fibra e altre cose, direi che si può concludere anche il video sull'impianto di rete con tutte le prese che come sapete abbiamo fatto sotto le varie scrivanie eccetera. Vi inquadro questa che è la più semplice, le varie prese d'antenna portate eccetera. Qua ho portato questo mobilettino nuovo per fare tutto l'impianto stereo che poi andrà qui, insomma ci sono tante cose ancora da fare che vedrete. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.